ma che fosse un egiziano lo dicono anche le Bibbie che abbiamo in casa, perché un pezzettino è rimasto. Quando Mosè fugge dall'Egitto perché ha ammazzato uno e teme di essere condannato, e quindi va insomma nel territorio di quello che diventerà poi il suo suocero Jetro, lui insomma interviene a difesa di una figlia di Jetro che veniva aggredita mentre abbeverava il bestiame. Quando lei torna a casa e racconta a suo padre questo, il padre dice: ma chi è che vi ha difeso? Mosè sta arrivando, e lei dice: quell'egiziano là. Quindi anche nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è scritto che Mosè era un egiziano, facendo finta che Mosè sia esistito, perché ci sono domande che io faccio a dei rabbini americani, che sono tutti docenti universitari nelle università giudaiche, persone dalla mente molto aperta. Per esempio il dottor Robert Wexler, che è presidente dell'American Jewish University di Los Angeles, su domande fatte in relazione ad Abramo, eccetera, poi magari diciamo qualcosa, lui dice che per esempio non tutti accettano che Mosè, i loro studiosi, che Mosè sia esistito. I loro, eh? Questi sono della Rabbinical Assembly, cioè dell'assemblea dei rabbini. E mi dice, in relazione ad Abramo, così almeno... Most modern biblical, cioè la maggior parte degli studiosi biblisti moderni, loro, pensa che Abramo non sia mai esistito. Loro, eh? Quindi con la Bibbia facciamo finta che siamo tutti più tranquilli. E se tutti facessero finta, tutta una serie di cose che succedono nel mondo non succederebbero. Se tutti con la Bibbia facessero finta, che è l'unico comportamento corretto che si può tenere con un libro così. L'unico comportamento. Perché l'unica cosa certa sulla Bibbia è che sappiamo di non sapere. E allora facciamo finta. Uno dice: ma perché allora tu lavori sul codice masoretico? Perché lo ritieni quello vero? No. Io non so se sia quello vero. Non so chi possa dirlo se è quello vero. Lavoro su quello perché è quello che loro hanno scelto come vero, non io. Cioè i detentori della conoscenza dicono che questo, da cui derivano le Bibbie che abbiamo in casa, è il libro ispirato da Dio. Benissimo, allora io lavoro su questo. Ma perché loro dicono che è il libro ispirato da Dio? Per quel che mi riguarda, i Targumim potrebbero essere più veri di questo. Tenendo presente che per esempio nei racconti, non chiamiamole leggende perché altrimenti li sminuiamo, nei racconti dei Mesdai, che sono gli antenati dei Masai e che erano una casta di guerrieri, alti ufficiali, che erano in Egitto, ci sono racconti che sono uguali a quelli dell'esodo biblico. Cioè loro starebbero usciti, loro come casta di ufficiali militari, al seguito di uno, poi invece di seguire quello lì che se n'è andato su verso nord, loro sono andati verso sud. E se questo fosse vero, questo confermerebbe i Targumim, cioè una casta di ufficiali che è uscita e se n'è andata giù. Tra l'altro una cosa curiosa è che nei racconti dei Masai il loro dio si chiama Enkai, che per chi studia i racconti sumero-accadici immediatamente dice: ma quello è Enki, anche perché si dice che questo Enkai o aveva una duplice personalità o erano due in contrasto tra di loro. Ma nei racconti sumero-accadici ci sono i contrasti tra i due fratelli, Enki e il fratello. E stranamente, le classi in cui sono divisi i Masai sono 12. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che ci fanno capire che, insomma, facciamo finta e mettiamo assieme tanti tasselli, perché quello che sta venendo fuori è un mosaico completamente diverso da quello che ci viene raccontato. Ah, una cosa, fatemi domande quando volete. Io però purtroppo sono accecato dalla luce, quindi là al buio non vedo. Se qualcuno alza la mano, aiutatemi voi, mi dite. Ok? Allora, tra l'altro nelle Bibbie che abbiamo in casa sono citati 11 libri dell'Antico Testamento che non esistono più. Cioè, nel tempo sono scomparsi. Non dobbiamo pensare che li abbia fatti scomparire la Chiesa Romana Cattolica Apostolica, sono scomparsi molto prima. Cioè ci hanno già pensato i teologi ebrei a farli scomparire. Li hanno fatti scomparire nel momento in cui non potevano intervenire su quei libri. E a dire questo,
Tra l'altro questi libri appunto noi sappiamo che esistevano perché sono citati nelle Bibbie che abbiamo in casa. Io nell'ultimo libro sono citati tutti e 11 con i passi in cui li potete ritrovare. Questa situazione qui è talmente incasinata che 40 anni fa, nel 1958, alla Università Ebraica di Gerusalemme, i biblisti ebrei, docenti universitari, hanno sentito il bisogno di avviare un progetto che ha il compito di tentare di ricostruire una Bibbia la più simile possibile a quella scritta in origine, che nessuno sa qual è. E nessuno saprà mai qual è. Però, mettendo assieme tutti i codici più antichi, tentano di ricostruire un corpus di scritti che possa essere ritenuto simile a quello originale. Tra l'altro, mai nessuno saprà quali erano le vocali, questo di sicuro, perché quelle non sono mai state scritte, quindi le uniche suoni vocalici che noi conosciamo sono quelli dei codici, appunto, del periodo che vi ho detto. Allora, uno dei coordinatori di questo progetto, che da 40 anni insegna alla Hebrew University, è il professor Alexander Reuf, scrive: si sa, quindi, biblista israelita, docente alla Hebrew University, coordinatore di un progetto che sta cercando di ricostruire la Bibbia. Si sa che ogni testo biblico, tramandato a mano o sotto dettatura, non è mai uguale. I testi del 400 a.C. erano come un imbuto rovesciato. Per una parola che entrava ne uscivano molte di più. E due secoli e mezzo dopo accadde l'inverso, l'imbuto si rovesciò. E nel Tempio di Gerusalemme qualcuno disse: ecco, questo è il testo ufficiale. Da lì tutti i libri vennero corretti e se un libro era molto divergente, non potendolo distruggere, lo si seppelliva. Cioè, ciò che non corrispondeva alla dottrina, il monoteismo, che da quel momento in avanti doveva essere veicolata, lo si faceva sparire. Questa è la verità biblica. Il professor Raphael Zer, sempre della Hebrew University, parlando appunto della inaccettabilità del politeismo, poi entriamo nel merito perché è la questione fondamentale della Bibbia, dice che il politeismo era un concetto incompatibile, inaccettabile, insostenibile. E allora Zach, invece di interpretare, meglio tagliare, sbianchettare con un po' di monoteismo. Di questi interventi ne sono stati fatti parecchi e col passare dei secoli, di passaggio in passaggio, gli errori e gli interventi ci sono stati e si sono moltiplicati. Cioè, è uno dei testi più manipolati che esistano nella storia dell'umanità. Non è l'unico ovviamente, ma è uno dei più manipolati. E se non fosse il fatto che su questo sono costruite le religioni, beh, noi lo leggeremmo come leggiamo tanti testi dell'antichità e non ci stupiremmo di questo fatto, assolutamente. Però siccome da questo si ricavano verità assolute, allora vale la pena di provare almeno a vedere cosa c'è scritto lì dentro. Perché poi, oltre ad avere un testo così, si innesca poi la successiva interpretazione teologica che fa sì che non si rispetti neppure ciò che c'è scritto lì dentro, ma si utilizzano le cosiddette categorie esegetiche, quelle dei sapienti, dell'allegoria, della metafora, per cui molto spesso si dice: ah, ma quando quel libro dice una cosa in realtà vuol dire che. E queste cose qui vengono applicate, queste categorie vengono applicate nei passi biblici che non sarebbero accettabili perché non collimano con la dottrina. Allora, nei passi che collimano con la dottrina non c'è nessun problema, quelli vengono presi alla lettera. Nei passi che invece non collimano con la dottrina si dice: ah no, lì bisogna applicare l'allegoria, la metafora. Adesso vedremo alcuni di questi passi qui e capiremo che cosa significa applicare l'allegoria e la metafora. Faccio un esempio. Uno dei miei libri si intitola Non c'è creazione nella Bibbia. Io ho detto prima che la Bibbia non parla di Dio. Un'altra cosa di cui non parla la Bibbia è la creazione. Cioè la Bibbia non si occupa della creazione, né dei cieli, né della terra, né dell'universo. Neppure nel primo versetto della Genesi, quello sapete che è scritto, no? In principio Dio creò i cieli e la terra, lì c'è scritto in principio gli Elohim,
intervennero in una certa situazione dove c'erano acque e terra. E tutti gli studiosi del mondo, tutti i filologi non legati alla teologia, sanno che il verbo bara, che viene tradotto con creare, mai, in nessuna lingua semitica, mai, significa creare. Mai. Tantomeno creare dal nulla. Io lì in quel libro ho analizzato tutte le decine di volte in cui il verbo bara è presente nella Bibbia e mai significa creare. Mai. Quindi la Bibbia non si occupa di creazione. È ovvio che per gli uomini di fede l'universo è stato creato da Dio. Benissimo, non c'è nulla da dire. Questa è una convinzione di fede sulla quale, come dire, non si può né dimostrare che è vera né dimostrare che non è vera. Quindi la fede, come si dice, è un dono. Chi ce l'ha fa bene a coltivarsela e a viverla con coerenza. Io dico solo, io non so come sia nato l'universo, non lo sa nessuno. Noi sappiamo bene che la scienza fa un sacco di ipotesi, dal Big Bang alle stringhe, eccetera. Dico solo che la Bibbia, così come non si occupa di Dio, non si occupa neppure della creazione. Bene, quel passo lì, quel versetto lì, dove c'è scritto Bereshit bara Elohim ha-shamayim va'aretz, viene tradotto malamente, perché bara non significa creare, e questa traduzione fatta così viene presa alla lettera. Invece poi altri passi che sono chiarissimi nel documentare tutta una serie di cose, poi alcuni esempi li vediamo, beh no, quelli no, quelli sono allegorici o metaforici. Perché? Perché sono talmente evidenti che, insomma, se accettati in quello che dicono, metterebbero in discussione tutto, come in effetti mettono in discussione tutto, perché è necessario mettere in discussione. Diciamo che se Dio esiste, per fortuna non ha bisogno di un libro così, perché sennò sarebbe abbastanza malmesso. E diciamo che se l'ha ispirato lui, poi non ha controllato le bozze, perché è uscito un qualcosa che non va bene. Ma uno si accorge che non va bene se lo legge. Io da più di un anno, cioè esattamente da settembre del 2012, nelle conferenze leggo solo le Bibbie che abbiamo in casa, non uso mai le mie traduzioni, mai. Così almeno anche i miei detrattori di professione sono contenti, perché uso le Bibbie che loro non contestano, e quindi tanto è già tutto scritto lì. Poi ovviamente nelle traduzioni, insomma, vengono fuori tutta una serie di altre cose, ma la sostanza è già scritta lì. Allora, io in questi... Prego. Una domanda che coerente al punto in cui si è arrivato. Come mai a questo punto, se per una parte testi scomodi sono stati seppelliti, altri che risultano comunque a disposizione di tutti, ma tradotti malamente, non sono stati per comodità soppressi, che alla fine non rimaneva nulla, perché sono state apportate delle modifiche che teoricamente sarebbero sufficienti, teoricamente. E voglio dire, tra l'altro, chi teniamo presente allora che chi scriveva per le classi colte, cioè per le classi che detenevano il potere. Il popolo le cose se le sentiva raccontare. Sì. Allora, diciamo che qui in Occidente si comincia a leggere la Bibbia da parte del popolo negli ultimissimi decenni, certo. 20-30 anni. Fino agli anni 50, io sono nato nel 1950, cioè voglio dire, il catechismo era un qualcosa per cui la Bibbia sì c'è, ma non è necessario leggerla perché te la spiegano loro. Certo, sì. Okay? Se invece la leggiamo attentamente, capiamo che... Leggiamo attentamente quella che abbiamo in casa. Sì, sì. Esattamente. Capiamo tutto.